neanche il tempo di rimpiangerne la perdita, e già Federico Tesio aveva creato Nearco, uno dei più maestosi atleti mai apparsi su una pista da corsa e certamente il più grande razzatore del XX secolo. Nella sola sortita estera della sua immacolata carriera, il Grand Prix de Paris del 1938 seppe mettere in riga i migliori cavalli del suo tempo. La sua influenza qualitativa sull'allevamento mondiale del puro sangue non ammette del pari confronti di sorta.